La perdita più grande per la nostra identità o civiltà è la perdita del filò. Hanno tentato di ricostruirlo, ma il filò non ha bisogno di ricostruzioni o di invenzioni. La regione ha diffuso perfino un video sul filò con attori improvvisati, finti, che urlavano come matti e dicevano anche parolacce, mentre io ho vissuto il filò. Sono stato dentro la stalla con la bisa, la pesata, la stella che ruminavano pazienti e la nonna che diceva il suo rosario con latino casalingo. E c'era Pieretto, io avevo 2 anni più di Pieretto, che si muoveva nel spaseso. Ricordate cos'era spaseso? E dalle parti di Mantova lo chiamano il tramvai, ma era 2 pezzi di legno con un cursore e ci mettevano dentro la mattina e ci tiravano sulla sera, avanti in rio, avanti in rio, una pisigada in cima, una pisigada in fondo, e si poteva fare pipì e popò tutto il giorno, e la sera veniva la mamma a tirarci su e diceva: oh che bravo, senti che profumo di ciclamina. Ecco, abbiamo perso il filò. E la nonna raccontava la storia con il ritmo della poesia, con la regina del San Matteo, la vola d'acqua del suo castello, che la porta col capitano, la vola fiola di Lila Novello, e tutti rimanevamo lì immagati. Gli uomini che facevano i piccoli lavori dei rastrelli e che preparavano la primavera oppure la potatura si fermavano. Le donne smettevano di rammendare le calze con l'uovo di legno dentro, o che baciocchi facevano col filo bianco per le calze nere e col filo nero per le calze bianche. E poi si fermavano anche i morosetti che erano in fondo sul fenaro e che giocavano manina, e la mamma ogni tanto si girava e diceva: sporcaccioni. Invece erano purissimi, come è sempre stata purissima la nostra campagna e la nostra collina e la montagna. E ora cantiamo la storia del filò con la regina di San Matteo. Thank you.
Don Adelino ho camminato sugli argini e mi raccontava della parrocchia, del suo coro il Pariondo, e siamo venuti a cantare col Pariondo qui davanti, e mi raccontava dei cantoretti, mi diceva i suoi entusiasmi, anche le sue delusioni. Crescere i ragazzi a cantare vuol dire farli cantare finché mutano la voce, e qualche volta diceva cambiano la voce ma anche i pensieri. Era un uomo così, era un uomo pieno di poesia, di coraggio e anche di decisione, di determinazione. E guardando il grande fiume che passa diceva, sai, il mio sogno è che le due rive del fiume, i due argini, possano unirsi per le mani d'amore, che la gente si voglia bene, che i fiumi e i canali non siano mai divisioni fra le genti. Questo era Don Adelino.